Mister Antonioli, dopo il forcing della settimana scorsa con tanti impegni in 7 giorni, si torna a una settimana di lavoro normale come ci siamo allenati, com'è andata? Sì, è andata bene, chiaramente c'è tanto entusiasmo, veniamo da tre vittorie consecutive, quindi entusiasmo, ma senza oltrepassare i limiti, perché comunque siamo focalizzati sull'obiettivo importante, dare continuità di risultati, e diventa veramente importantissima la partita di domani contro una squadra che sulla carta i punti dicono che è in difficoltà, invece i risultati mostrano e i numeri mostrano il contrario, perché è una squadra che viene da 6 risultati utili consecutivi e soprattutto è la terza difesa meno battuta del campionato. Quindi sarà un impegno importante e mi auguro che i ragazzi capiscano e la settimana sicuramente mi dà fiducia, che capiscano l'importanza di questa partita, di arrivare nelle migliori condizioni possibili mentali, fisiche e atletiche, per poter portare a casa una vittoria che per noi sarebbe importantissima e ci permetterebbe di affrontare in serenità una settimana veramente una settimana importante che ci porta alla partita al derby col Modena. Appunto una squadra, come dicevi tu, solida, forse molto giovane, quindi anche per questo un po' è ancora non totalmente lanciata nel campionato, però bisognerà mettere in campo tanto. Che partita ci si può aspettare? Ma una partita difficile, mi auguro che avremo la fortuna e la bravura di poterla sbloccare il prima possibile, perché comunque è una squadra che, essendo giovane, corre tanto, è una squadra comunque ben organizzata, che prova a giocare a calcio e soprattutto i numeri dimostrano che veramente subisce pochi gol, ne fanno pochi e speriamo che sia così anche domani, ma soprattutto ne subiscono pochi, quindi dovremmo essere veramente bravi e cercare di sfruttare le nostre qualità per poterle indirizzare nella giusta direzione. Queste ultime vittorie, queste ultime belle prestazioni hanno sicuramente portato tanta consapevolezza e tante energie mentali. Da un punto di vista tecnico, invece, in che cosa è cresciuta la squadra e in che cosa sta lavorando per crescere ulteriormente? Ma stiamo lavorando un po' sui concetti, su determinati concetti dall'inizio, ci siamo focalizzati magari cercando di semplificare le cose nelle 4-5 soluzioni, soprattutto nella fase offensiva, che era un po' il nostro punto debole fino a 3 partite fa. E i risultati sono migliorati, i ragazzi hanno acquisito consapevolezza e credo che veramente si cominci a vedere la vera Reggiana che vogliamo tutti, in primis noi dello staff, i giocatori e chiaramente società e tifosi. L'intelligenza e la solidità della squadra si vede anche nel guardare all'oltrepavoghiera e non guardare più lontano all'orizzonte. Assolutamente, ho proibito ai ragazzi di parlare del derby questa settimana perché noi siamo focalizzati sulla partita di domani che, ripeto, diventa veramente fondamentale per noi per poter affrontare il proseguo del campionato e soprattutto il derby della settimana prossima nella miglior maniera possibile.